Beh là, mangiatori di merda ammuffita, come va? Ben ritornati in questa settima puntata loquendistica in collaborazione con Bomber e l'Uomo Misterioso. Mi trovo nell'area nemica dei soldati ergastolatori insieme alla mia squadra anti-ergastolante. Qui vicino c'è un ascensore che mi porta vicino al territorio degli ergastolatori. Oggi ho voglia di spaccare i culi a tutti. Prima riforniamoci un po' di munizioni. Ma che bello, che bello, che bello. Un lanciacazzi, e volevo dire un lanciarazzi. Con quest'arma, infilerò tanti di quei vibratori esplosivi giganti nel culo degli ergastolatori. Calma, calma, altrimenti gli ergastolatori ci scopriranno, agiamo con prudenza. Comunque, perché non me l'avevi detto che quello che hai affrontato prima era l'omino dell'ergastolo? Cazzi miei! Il mio collega anti-ergastolante mi ha detto di non parlare di informazioni segrete. Ma vai a farti fottere! Devi sempre essere così stronzo! Mai stronzo quanto te, carissimo. E smettetela di litigare come due handicappati, non distraetevi, non dimenticatevi del compito di vendicare la gente di San Francisco ergastolata da quel demente dell'omino. Non possiamo permettere che New York venga ergastolata. Sarebbe un'umiliazione troppo grande per noi. Sì, è vero, adesso sto combattendo contro i soldati ergastolanti. E voi, visto che vi piace farvi ficcare i vibratori a tutta forza, ce n'è uno bello progettato. E si tratta di un vibratore esplosivo gigante in marca 3000. Tutto per voi, gente. Chi favorisce? Che vergogna! Loquendo Napoli 91 che vuole infilare un vibratore esplosivo gigante nel culo dei miei soldati ergastolanti. Io gli darei l'ergastolo! Omino di merda, taci che oggi sono talmente incazzato da spaccare i culi a volontà. Se mi fai ancora girare le palle con il mio fucile a pompino, ti apro come il tubo dei Pringles. Non ce la farei mai a passare, noi soldati ergastolanti siamo più forti dei tuoi nemici che hai affrontato prima. Quindi preparati a morire, malevruto minchione. Non mi arrenderò mai. Dovete prima passare sul mio cazzo, cioè volevo dire sul mio cadavere. Tratatatata. Tratatatata. Beccatevi tutti questi bei proiettili inchiappettatori nelle chiappette. Cosa? Tutto qui quello che sapete fare? Siete utili quanto lo sciacquone del cesso arrugginito. Non ci credo, qui finisce la prima ondata e adesso subito trovi altri soldati ergastolanti a sparare all'impazzata. Allora è la guerra che volete? E che guerra sia? Vi apro come? Come? E voi secondo voi come? Vabbè, fanculo come un pacchetto delle patatine, quelli dei più gusto insomma. Forse vi ho reso l'idea. E se non vi sta bene, morirete tutti quanti, senza nemmeno accorgervene. Io sono l'allievo di Iron Man, il più cazzuto di tutti. Che vergogna! Loquendo Napoli 91, che vuole aprire i miei soldati ergastolanti come pacchetti di patatine come quelle della più gusto, e in più si vanta di essere un allievo di Iron Man. Io non gli darei l'ergastolo. Anzi, un doppio ergastolo. Così impari a trattare male i miei soldati ergastolanti. Stai zitto, brutto mino ripugnante, che dopo fatto fuori i tuoi soldati ergastolanti, ti apro anche a te come un pacchetto di patatine delle più gusto. Ha parlato lui che poi ha ergastolato tutta San Francisco? Caro mino, io perdono, ma non dimentico per quello che hai fatto a quella povera gente. Tu e il tuo finto lato da buono, hai rotto il cazzo merdaccia. Che vergogna! Loquendo Napoli 91 che mi vuole aprire come un pacchetto di patatine della più gusto. Io gli darei l'ergastolo. Ma vai a lavorare, brutto barbone pippone che non sei altro. Sei solo un bambino, ma cresci un poco, ma porca miseria la miseriaccia. Omino di merda, quello che deve crescere un poco sei proprio tu. Al posto di ergastolare la gente, senza nessuna buona ragione, potevi lavorare come avvocato e come giudice. Pensaci un poco, ti sto dando un consiglio da amico. Anche se in realtà siamo nemici a gagagagagaga. Mamma mia, omino di merda, sei proprio intrattabile, sono d'accordo, l'omino si comporta proprio come un bambino che ergastola a cazzo di canela gente. Ma cresci un poco, che paglie. Comunque Carlo, quando Napoli 91 non posso darti torto. Forse potrei iniziare una carriera da giudice o da avvocato. Ma io che ci posso fare però? Se non ti rompiamo il cazzo io e i miei soldati ergastolanti, chi lo farà? Qualcuno dovrà sempre sporcarsi le mani, no? In fondo mino non hai tutti i torti, ma rimani sempre una testa di cazzo che ergastola la gente, senza una buona ragione. Ma adesso chi sono questi nemici?
questo luogo è infestato da soldati ergastolanti più forti di prima. Bene, allora fatevi sotto, io sono l'imitazione di Iron Man e io mi faccio il figo. Loquendo Napoli, non fare cazzate, questi robot ergastolanti sono più forti di quelli che hai affrontato prima. Questi sono più bastardi, quindi fai attenzione e non morire come un coglionazzo. Non possiamo rischiare, se muori, il mondo verrà ergastolato. Sei la nostra ultima speranza. Ma che bello, che bello, che bello. Posso fare il culo ai soldati ergastolanti con questo robot improvvisato Metal Gear che spara proiettili con una velocità elevata. Mi ricorda una scena di Metal Gear Solid 4, quando devi impossessarti del Metal Gear mezzo distrutto per affrontare Liquid Snake. Ok, spoiler a parte, comunque sì, mi concentro subito a fermare l'ergastolazione. L'omino non l'avrà vinta. Mi senti brutto minchione? Come va? I miei soldati ergastolanti sono più forti di prima. Si vede che li ho addestrati benissimo. Non vedo l'ora che avrai il tuo ergastolo definitivo. Preparati a essere ergastolato con furore. Aga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 , ma come sei spiritoso, Mino. Mentre parlavi, i tuoi soldati ergastolanti hanno fatto una fine da dementi. Vedrai che presto farai anche tu la fine da demente. Tratatatata. Tratatatata. Prendete questo soldati ergastolanti. Attenzione, veicolo ergastolante in arrivo. Preparate le vostre armi per contrastare a quel bastardo. Chi riuscirà per primo ad eliminarlo riceverà una caramella della Rossana. Bene, visto che ho saltato il filmato, per non rendere noioso il loquendo, che bella notizia. Se elimino i soldati ergastolanti, riceverò una caramella della Rossana. Comunque, se conoscete questo gioco meglio di me, prima stavo cadendo come un coglione, meno male che c'era il mio collega che mi ha salvato, non so cosa farei senza di te, amico. Figurati, è un piacere lavorare con te, Loquendo Napoli 91. Adesso spacchiamo il culo ai soldati ergastolanti. Mi dispiace interrompere la vostra discussione, ma stanno arrivando altre navette ergastolanti che cercano di ergastolarvi. Massima prudenza, ragazzi, e non fatevi ammazzare come dei rincoglioniti. Omino di sta minchia, stai davvero esagerando, ma quanti soldati ergastolanti hai a soldato? Sembrano infiniti, vai Loquendo Napoli, contiamo su di te, scasa le ciape ai soldati ergastolanti. E ricordati che io sono Orazio il pazzo e che l'ho grande quanto un palazzo. Ben detto Orazio, ma intanto tu che ci fai qui? Come mai sei nel mio Loquendo e non su MTA o su Sant nel canale di TGTA Loquendo TV? Spiegami sta situazione. E mentre parlavo sì, lì ho sbloccato un altro obiettivo della Xbox. Dai, che se continuiamo così finiremo per platinare il gioco a gagagagaga. Tornando al discorso, stavo dicendo sul fatto di perché sei nel mio Loquendo e non su MTA o su Sant. Cosa è successo, Orazio? Che io stemo digiti a Loquendo TV non sta facendo video da un to', e se non ritorna io non posso fare il mio ritorno sul suo canale visto che mi chiamo Orazio. Purtroppo mi dispiace interrompervi ancora, ma ci sono altre navette ergastolanti del cazzo che vogliono farci il culo. State attenti o verrete inculati a sangue freddo da loro. Ma che cazzo dico? Vabbè, stronzate a parte, vedete di non farvi infinocchiare dai loro proiettili ergastolanti. Trasporto merci anti-ergastolanti in arrivo. Ci sono altri rompicoglioni che tentano di ergastolarci senza nessuna buona ragione. Ehi, non intervenire nel mio segnale, omino di merda. Ora ti metti a rubare anche il mio copione, brutto cazzone che non sei altro. Non ti facevo così testa di cazzo fino a questo punto. Comunque volevo dirlo io, ci sono ancora sì. Adesso omino di merda, se non la finisci di scassarmi la minchia giuro che la mia vendetta contro la gente di San Francisco che hai ergastolato si fa sempre più grande. Ma che palle però, quanti cazzi ce ne sono di soldati ergastolanti? Omino di merda, me la pagherai cara. Tratatatata, 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 tratatatata. Quanto sono bello quando imito il suono del fucile d'assalto a gagagagaga. Tratatatata, crepate stronzi. Tratatatata. Non riuscirai mai a fermarci, pezzente. Ora ti ergastoleremo senza pietà. Staremo a vedere chi avrà la meglio, brutti scemi pagliacci. Ma smettila di vantarti, tu non sei Iron Man, tu non sei nessuno, sei solo un fagitto. Tu chiamami ancora fallito e ti faccio fare la fine peggio di un creeper in Minecraft. Anche se non ho mai giocato a Minecraft, perché non mi attira quel gioco. Dicevo, chiamami ancora fallito e ti faccio fare la fine peggio del creeper di Minecraft come detto prima. Pensi di farmi paura con le tue stupide minacce?
Io ti ripeto, c'è sei solo un fagito e rimarrai sempre un fagito. Ma che la grandissima puttana mantcate facet nascere. Ma vaffanmo che c'hai la buchine soreta. E quanto mi esce il napoletano incazzato, quando ci sta e mo basta. Ma c'è cazzo hai detto fagito di merda? Mi stai spaventando con il tuo stupido accento da terrone. Tu non puoi capire la nostra lingua napoletana, che sembra per gli altri un dialetto, ma in realtà il napoletano è più di un semplice di dialetto, per me che sono un napoletano vero nel senso della parola è una lingua. Quindi in poche parole sono un bilingue XD. Ah sì? Allora fanculo fagito cafone terrone, io mi leggo dal caso. Ti saluto fagito di sta cepa di minchia. Era ora, finalmente mi sono tolto dal cazzo a quello che mi scassava lo scroto per ogni 3 secondi. Adesso manca solo che mi leggo dalle palle l'omino e siamo a posto. Finalmente un po' di pace. E che palle, non se ne poteva più, sempre a darmi del fallito, ma vaffa e buchi. E gli ho dedicato un insulto pure in lingua napoletana, alla facciazza sua gagagagaga. E ora che minchia succede? Manco i mai avevano previsto questo terremoto, oh mio Dio, sta tremando tutto. Tranquillo, è solo una piccola scossa, sì è vero, manco i mai hanno previsto sto terremoto. Comunque, concentrati sulla missione nell'impedire l'ergastolazione. Ho fatto pure la rima XDXDXDXD. Sono stato io a far scatenare il terremoto. Piaciuto lo scherzetto brutto senza tetto? Anche io ho fatto la rima gagagagaga. Comunque non riuscirete a fermare il piano di ergastolare tutto il mondo. Il mondo è mio e lo conquisterò. Manderò altri dei miei soldati ergastolanti per farvi il culo. Ma che la grandissima zoccole soreta con cazzo te fate supportate. Omino di merda, me la pagherai anche per questo. Se ti trovo ti apro come una PlayStation smontabile con un cacciavite. Boom, beccati questo missile a forma di supposta. Yeah, ho sbloccato un altro cazzutissimo trofeo. Che bello, che bello, che bello, che bello. Sono eccitato quanto Rocco Siffredi in una eiaculazione in un porno. Gagagagagagaga. Alla facciazza tua, omino di merda, beccati questo. È ancora troppo presto per cantare vittoria, rilevo altre forze ergastolanti nelle vicinanze. Vedi di non distrarti e non fare le cazzate come le sai fare tu. Ma porca minchia, ma quante forze ergastolanti ci sono? Scusatemi se vi interrompo, ma non so per quanto tempo riusciamo a resistere. Le forze ergastolanti iniziano a essere potenti. Soffrite in silenzio e assaggiate l'ira ergastolante dei miei soldati ergastolanti. Che gioco di parole del cazzo XDXDXD. Adesso siete fottuti. Preparatevi ad essere ergastolati senza pietà. Attenzione, si comunica che è in arrivo merci di trasporto e altri di quei figli di buona donna dei soldati ergastolanti in arrivo. Ma porca minchia, quanti cazzo ce ne sono di questi soldati ergastolanti? Omino di merda, adesso stai superando il limite della mia sopportazione. Amico, lascialo perdere a quel pezzo di merda, è solo un caso perso, mi sa che prima di nascere suo padre avrà per sbaglio messo il preservativo bucato per fottere sua madre, e adesso il risultato è questo. È nato una testa di cazzo. Brutto pezzo di merda, ma che cazzo fai? Un cazzo no me la... Il mio amico barbuto sempre piaciuto è morto oppure quasi sembra, speriamo che non è così, ho un brutto presentimento, spero che non è successo nulla di grave. Se hanno fatto del male al mio amico giuro che gli spacco la faccia a quei dementi cronici. Via all'arrembaggio. Peccato che non siamo in una nave pirata. Come avete osato fare questo al mio amico? Adesso la pagherete il doppio, un motivo in più per vendicarmi. Sono incazzato peggio di Goku quando Freezer ha ucciso Krillin. Anzi, ora imito un po' Goku che si incazza e diventa Super Saiyan. Super Saiyan. Dai cazzo, ma porca puttana, questa cosa non va più veloce di così, va più lento di mio nonno che la sua buona anima dà lassù mi dia forza. Dai cazzo sta navetta di merda, forza, vai più veloce.
che devo salvare il mio amico, speriamo che non è morto e sta bene. Trat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 a. Come avete osato torcere un capello al mio amico? Trat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 a. Eppure il nostro personaggio preferito era proprio Iron Man e infatti, con quest'armatura sembro proprio lui. Se è morto giuro che dovete soffrire il doppio che ha sofferto il mio amico. Sì. Lì ho sbloccato un altro e cazzutissimo trofeo. Sì cazzo, a forza di sbloccare trofei, sto gioco pian piano lo platiniamo. Anche se non so se esiste il platino su Xbox sinceramente. So solo che il platino esiste su PlayStation 3 e 4, agagagagaga. Che vergogna! Loquendo Napoli 91 che si vanta di aver sbloccato un trofeo di merda. Io gli darei l'ergastolo. Comunque adesso ti senti solo senza il tuo amico pezzo di merda. Adesso i miei soldati ergastolanti finiranno il lavoro che stavano facendo. Il mondo è mio! Ragazzi, nel frattempo mi fumo la sigaretta alla Solid Snake alla facciazza dell'omino. La puntata loquendistica finisce qui. Mettete mi piace, commentate e condividete. Alla prossima. Mi spiace, non c'è altra strada. Vado allora.